Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il tema del giorno della stampa.it. Oggi parliamo dell'Italia dei furbetti, cioè quella che emerge dalla relazione della Corte dei Conti. All'inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile, il presidente Giampaolino ha parlato di un paese dove dilagano corruzione, malaffare ed evasione. Ne parliamo con Paolo Baroni, che è in collegamento video dalla redazione di Roma. Benvenuto Paolo. Dunque, partirei proprio da qui, cioè qual è la fotografia dell'Italia che emerge dalla relazione della Corte dei Conti? Guarda, ti faccio vedere una prima pagina. Potrebbe essere la prima pagina di domani. Corruzione cancro italiano. E invece è la prima pagina esattamente del 18 febbraio 2010. Sono passati 2 anni e siamo ancora lì, da capo praticamente. Oggi cosa ha detto Giampaolino? Ha detto che la corruzione e il malaffare sono ancora molto forti, non solo, ma sono anche di più di come in realtà appaiono dai numeri, dalle inchieste, dalle indagini. E Certo. quindi siamo, come dire, punto a capo. Non si è fatto nulla, non si fa nulla, si fa poco. Tutti gli anni la Corte dei Conti lancia il suo grido d'allarme. I politici dicono certo, certo, ha ragione, bisogna fare, bisogna provvedere, ma poi di fatto non si provvede. Proprio oggi alla Camera si ritorna a parlare del disegno di legge anticorruzione che è fermo nei cassetti della Commissione Giustizia e della Commissione Affari Costituzionali da più di un anno, tanto per dirti. Sì. Perché? Perché prima col precedente governo, con la precedente contrapposizione maggioranza-minoranza, su quelle materie non si riusciva a procedere, nel senso che il governo Berlusconi voleva mandare avanti un progetto molto, come dire, all'acqua di rose, l'opposizione voleva infilarci cose insopportabili e inaccettabili per il governo. E quindi siamo a questo punto, con una situazione di conti pubblici che sostanzialmente tengono, ma di malaffare comunque dilagante, come confermano del resto anche le inchieste e le notizie giornalistiche delle ultime settimane. Non so, cito così a memoria la storia dei soldi della Margherita fatti sparire dal tesoriere della Margherita, o se Sì. guardiamo il giornale di oggi, i contributi per l'editoria presi dall'Avanti, 23 milioni di euro in 10 anni utilizzati da De Gregorio, che è come dire, il deputato di Italiani nel mondo. Ci sono state nei giorni scorsi le notizie sull'eredità di AN, anche lì fondi, soldi spariti, e via di questo passo. Ancora l'altro ieri, il vicepresidente del Consiglio regionale dell'Umbria, arrestato perché aveva favorito l'assunzione, quando era sindaco di Gubbio, Sì. di una serie di dipendenti pubblici per, come dire, interessi personali, dicono, per Ecco amici. Paolo, ti interrompo un attimo, sono arrivate molte domande da parte dei nostri lettori. In questi giorni ricorre anche il 20° anniversario di Mani Pulite, no? Questa mattina Michele Brambilla sulla stampa ha definito Tangentopoli la rivoluzione che non cambiò l'Italia. Un lettore, facendo proprio riferimento allo scandalo Lusi e ai fondi dell'ex Margherita, ci chiede qual è il livello di corruzione nei partiti italiani oggi? Diciamo, i fondi destinati ai partiti, in questo caso per i rimborsi elettorali, perché ricordiamo che ci fu un referendum che abolì il finanziamento diretto dei partiti, ma poi venne reintrodotto sotto forma di rimborso per le spese elettorali, è esattamente la soluzione, lo strumento che venne, che insomma, la politica ha individuato per dire, beh, così almeno evitiamo che ci siano fenomeni di degenerazione. Sì. Dico più esplicitamente, dateci questi soldi in maniera tale che non siamo costretti o qualcuno non è costretto a rubare. Sono passati 20 anni e effettivamente è cambiato poco se ci troviamo ancora in questa situazione. Rispetto a Mani Pulite, l'hanno detto in tanti in queste settimane, ai tempi di Mani Pulite si rubava per il partito, si usava la politica per favorire appalti, per favorire affari. Adesso si ruba Adesso, per sé. come dimostrano questi casi più recenti, si ruba per se stessi.
per pagarsi la bella vita, per pagarsi una casa, per pagarsi la barca, per pagarsi il viaggio, per pagarsi le cene, per pagarsi il grande appartamento e gli agi e anche qualche volta gli ozi. C'è un altro dato della relazione della Corte dei Conti che esce oggi, che riguarda i singoli, che riguarda tutti noi, Che quello sull'evasione fiscale. è l'evasione dell'IVA soprattutto. Sì. Si va a prendere un caffè al bar e non si fa molto caso magari al fatto che il barista non ci dà lo scontrino, ma A questo proposito, nella relazione della Corte dei Conti, Giampaolino dice: analisi accurate dimostrano che l'evasione dell'IVA raggiunge il 36%, che risulta di gran lunga il dato più elevato tra i paesi europei, con l'eccezione della Spagna, dove il 39%. Su questo tema ci viene in soccorso Jenny, una lettrice, che chiede: per combattere l'evasione non sarebbe utile permettere ai consumatori di poter scaricare gli scontrini? questo è un dibattito che riaffiora periodicamente. Si tratta di cambiare radicalmente il nostro sistema fiscale e di tassazione. È il modello americano questo, no? Sì. Sì, detrae tutto, si scarica tutto, quindi si innesca una specie di conflitto di interessi tra il cittadino consumatore contribuente e la controparte. Negoziante, venditore, passare dall'attuale sistema a quello americano è praticamente impossibile, però si possono introdurre, diciamo, una serie di correttivi di questo tipo, ma anche ad esempio la misura di limitazione dei pagamenti in contanti Sì. o di pagamenti solamente con assegni, carta di credito, insomma, pagamenti tracciabili, va in questa direzione. Può sembrare odioso a tanti dover aprire un conto corrente, dover attivare un bancomat o una carta di credito, ma la finalità, oltre a quella di ridurre la circolazione del contante, che comunque per le banche è un costo, è un problema di sicurezza e quant'altro, ha questo fine, quello di rendere tracciabili i pagamenti e quindi ridurre i margini dell'idraulico piuttosto che del tecnico che ci viene a casa, piuttosto che Sì. Senti, del muratore o dell'imbianchino di evadere. L'idea era Paolo. quella proprio di consentire, ad esempio, di detrarre le spese per la casa. Già quello sarebbe una cosa significativa. È Certo. chiaro che però ognuno di noi, quando ci si trova di fronte all'opzione, non so, 500 euro con la fattura, 300 euro senza fattura, La tentazione c'è, è la tentazione è forte, soprattutto forte. in periodi in cui, come dire, le difficoltà economiche Sì. prevalgono rispetto all'abbondanza. Senti, ci chiede Piero, un nostro lettore, sono serviti a qualcosa i blitz spettacolari di Cortina, di Sanremo e ultimo quello di ieri a Napoli? Secondo me fanno l'effetto è come se ci si muovesse su un materassino ad acqua, no? Si schiaccia, si fa la pressione, ma poi dopo un po' il livello torna al suo posto. Sì, servono perché fa presente che ogni tanto possono arrivare i controlli, ma io immagino che se si ritorna, non dico domani, nel mercato di Napoli, dove su 50 ambulanti 40 non avevano, non dico non battevano lo scontrino, ma non avevano nemmeno il registratore di Certo. cassa, la situazione non sarà molto diversa. Ovviamente i dati di questi controlli cambiano da zona a zona, da situazione a situazione. Un conto è il mercato ambulante di un quartiere periferico di Napoli, un conto sono i negozi di lusso di Cortina. Bisognerebbe che i controlli fossero meno estemporanei, che fossero più sistematici. Noi adesso ci sorprendiamoci, come dire, anche appassioniamo di fronte a questi blitz. Ieri Napoli, l'altro ieri alla sera di inaugurazione del Festival di Sanremo, i Navigli di Milano e appunto sotto le feste di Natale Cortina d'Ampezzo. Servono, ma non è solo questo. Servono i controlli, servono delle sanzioni più dure, serve una macchina giustizia più celere che porta, diciamo, a condanne e risultati in tempi più ridotti, ma servono anche i comportamenti dei singoli. Certo. Capisco che appunto di fronte all'opzione 500-300 euro, no? Uno, come dire, possa vacillare,
ma se tutti chiedessero gli scontrini fiscali, l'evasione sarebbe certamente molto ridotta e lo sappiamo che se si riduce l'evasione, poi ci sono i margini per ridurre la Anche le tasse. generale. La Corte dei Conti oggi riconferma quella che è una stima abbastanza, come dire, che trova un consenso, insomma, da parte dei vari istituti o istituzioni che ragionano su questi fenomeni, parla di 100-120 miliardi di euro di reddito evaso. Se poi ci aggiungiamo la parte di economia sommersa che è controllata dalla malavita, la cifra può anche raddoppiare. Prima dicevamo dell'IVA, ricordiamoci che evadere l'IVA poi di conseguenza significa evadere reddito, evadere contributi e quindi si porta dietro poi, come dire, un effetto a cascata. Quindi Catena, certo. quando facciamo finta di niente, quando non ci viene dato lo scontrino anche per una spesa minima, dobbiamo sapere che quel commerciante non solo non paga l'IVA, ma non pagherà tasse, non pagherà quella quota di contributi INPS e INAIL, no? Ci lamentiamo tanto di una pressione fiscale che è effettivamente molto alta, ma anche questa è una delle cause che porta a questa pressione fiscale così alta. Certo. Va bene, ringraziamo Paolo Baroni per essere stato con noi, ringraziamo chi ci ha seguito, l'appuntamento è per domani. Grazie, buona giornata.